Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Benvenuti cari amici nella mia cucina. Come avete capito da questa canzoncina, siamo nel periodo natalizio. Quindi cosa ci vuole? Un bel dolce da portare sulle nostre tavole. Oggi prepareremo la charlotte natalizia. Quindi mettiamo giù le palle e iniziamo con la nostra ricetta. Gli ingredienti che ci occorrono sono il caffè, delle uova, il liquore, dello zucchero, il mascarpone, il pandoro, il latte ed infine una spolveratina di cacao amaro. Iniziamo con la farcitura della nostra charlotte. In questo caso dobbiamo dividere i rossi dai bianchi dell'uovo. Ci occorrono 4 uova. Adesso che abbiamo separato i nostri tuorli dai nostri albumi, possiamo montare i bianchi a neve. Adesso che abbiamo montato i nostri albumi a neve, possiamo mescolare il mascarpone con le uova e lo zucchero. Lo zucchero. Adesso che abbiamo mescolato tutto, possiamo prendere il nostro sbattitore elettrico che farà il resto. Direi che la crema è pronta. Adesso uniamo i due composti per creare la nostra crema. Amalgamate i vostri albumi montati a neve molto delicatamente. E voilà, la crema mascarpone è pronta. Adesso andiamo a svelare il nostro pandoro. Tagliamo le fette da circa 2-3 cm, non di più. La fetta più grande la utilizziamo per la base. Questa è un'ottima idea per utilizzare pandoro in maniera diversa. Tagliate le fette in orizzontale, adesso tagliamo 2 di queste fette a spicchi. Dobbiamo ottenere 4 spicchi per ogni fetta. Sul fondo della nostra tortiera abbiamo messo intanto la base del nostro pandoro. Ora andiamo a inserire i nostri spicchi sui lati di questa tortiera. Terminate di aggiungere i vostri spicchi, potete mettere da parte la vostra charlotte. Adesso prepariamo la bagna, aggiungiamo il nostro caffè
o un bicchierino di liquore. A me piace moltissimo l'amaretto. Adesso mescoliamo il tutto. Adesso bagniamo il fondo della nostra charlotte con un po' di caffè e un po' di latte. Adesso andiamo a mettere uno strato di crema mascarpone. E adesso aggiungiamo un po' di cacao. Adesso andiamo avanti con un altro strato. E adesso un po' di magia. Togliete pian piano la cerniera e voilà! E adesso andiamo a decorare la nostra charlotte con un bel nastro natalizio. E voilà, la nostra charlotte è pronta. E se vi è piaciuta questa ricetta, schiacciate sul pulsantino proprio qui sotto, iscrivendovi così al canale. E se volete vedere ancora altri contenuti, andate sul mio blog su cristinacocco.it. Vi aspetto anche nei commenti. Ciao e buone feste!